Si chiamava Magdalena Aguilar Romero, aveva solo 28 anni di età, era una giovane mamma di due bimbi a Botanero in Messico ed è stata, pensate, smembrata, uccisa e cucinata. Della donna si erano perse le tracce, quindi era scomparsa il 13 gennaio, fino a quando non è stato fatto il macabro ritrovamento che ha letteralmente gettato in stato di shock il Messico intero. La polizia ha trovato i suoi resti, fatto a pezzi, conservata all'interno di sacchetti di plastica nel frigo dell'ex marito a Taxco. C'è davvero tanto da dire in questa vicenda, ma evito di risparmiarvi ogni qualsivoglia dettaglio perché sarebbe davvero superfluo. Io spero, io mi auguro che però il responsabile o i responsabili vengano individuati e vengano messi in galera, perché solo in galera, secondo me, si meritano di andare, di recarsi. Vi ringrazio e ti ringrazio, i simi utenti di YouTube, per la visione e per l'ascolto. Il video termina qua. Magdalena Aguilar Romero riposa in pace. Amen.